Buonasera a tutti, siamo arrivati al terzo e ultimo incontro di oggi di Domande per Pensare. Il nostro ospite, come di consueto, avrà 20 minuti di tempo per rispondere a una domanda e la domanda di stasera tocca una questione che è stata al centro del dibattito pubblico negli scorsi mesi, cioè l'Italia ripudia la guerra? Qual è la posizione del nostro paese sui conflitti sparsi in giro per il mondo? E questa posizione da cosa è determinata? E ancora, quali conseguenze produce? Ne parliamo con un giornalista, direttore editoriale di atlanteguerre.it, che scrive tra gli altri per Il Manifesto, per Internazionale, collabora con Rai Radio 3. Dunque, per rispondere alla domanda, l'Italia ripudia la guerra, abbiamo con noi Emanuele Giordana. Buonasera a tutti, sarei voluto entrare con una giravolta, ma ho preferito non farlo. Insomma, queste cose in solitario sono sempre un po' difficili, anche se c'è una domanda a cui rispondere. Me la cavo cominciando dalla mia storia personale, dal fatto che ho cominciato a seguire i conflitti, che sono il mio pane quotidiano, lavorando in una piccola agenzia indipendente che si chiama Lettera 22. E purtroppo, diciamo, il mio lavoro si basa su questa cosa terribile che è la guerra, per cui alla fine uno, quando non c'è lavoro, dice ma cavolo, sarà una guerra prima o poi, per ricominciare a parlarne. E ci eravamo specializzati in guerre minori, nel senso che mi ricordo perfettamente guerre o conflitti di vario tipo, forse una ventina di anni fa, se qualcuno di voi se lo ricorda, ci fu una strage nella casa reale del Nepal, in cui il figlio maggiore del re uccise praticamente a coltellate quasi tutta la famiglia. Per noi una manna, perché nessuno sapeva dove fosse il Nepal, e quindi mi ricordo che abbiamo lavorato per un'infinità di giorni. E questo diventa un fatto terribile quando poi uno la guerra va a vederla coi suoi occhi, vede il dolore, lo schifo, la puzza, e poi si domanda come mai c'è ancora qualcuno che si stupisce, non so, penso alla strage di Bucha, no? Che è stata sui giornali molto tempo, qualcuno si stupisce del fatto che possano avvenire queste cose, sono delle barbarie, ma la guerra è una barbarie. Ma veniamo alla nostra domanda, l'Italia ripudia la guerra, e leggiamo cosa dice l'articolo 11 della Costituzione, che deve essere sul mio telefono. Lo so più o meno a memoria, ma grazie, scusa, eccolo qua. Leggiamolo insieme perché è un esercizio utile. La Costituzione italiana, l'articolo 11, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. E ultimo punto, che nessuno cita mai, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Allora, c'è un passaggio che è importante. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Cioè il padre fondatore, i costituzionalisti che scrissero quella carta, non potevano completamente condannare la guerra perché erano appena usciti dalla guerra di resistenza, ma la guerra di resistenza era una guerra di difesa, non era una guerra di attacco, ed è il motivo a cui si sono attaccati molti di coloro che vorrebbero cambiare la nostra Costituzione, per dire diamine, ma anche gli ucraini hanno diritto a difendersi. Quindi bisogna mandargli le armi, sennò come fanno a difendersi? E questo passaggio, questa soglia sottilissima, è difficile. Difficile per uno che crede invece che non si debba intervenire con la guerra, perché il punto è proprio lì. Non è che la Costituzione dice che
bisogna stare al di fuori. È lo strumento della guerra, e lo strumento della guerra sono le armi. Questo significa che esistono degli altri strumenti per risolvere le controversie internazionali. Allora bisogna fare un po' di conti. È quello che io dico a chi mi dice, ma insomma, allora tu te ne stai in panciolle a casa tua, fai il pacifista, questa gente ha diritto di difendersi, cosa che io non nego, io farei la stessa cosa. E io, se fossi un ucraino o un italiano attaccato dalla Svizzera, chiederei le armi. Però bisogna fare un po' di conti, e un paese deve fare conti. Allora noi abbiamo deciso che spenderemo il 2% in più del PIL, farà qualcosa come 13 miliardi, per aggiornare i sistemi di armamenti del nostro esercito. Io trovo che chi desidera difendere l'Ucraina potrebbe, nel suo programma politico, ma io non l'ho sentito, in quello di nessun partito, decidere che questo 2% non lo spendiamo più per sistemare il nostro armamento. Per esempio, potremmo dare 2 miliardi agli ucraini per ricostruire il loro paese, potremmo darne un altro per l'accoglienza, potremmo magari tenercene 7-8 per evitare che ci sia la privatizzazione della sanità o per costruire gli asili, quello che volete, però potremmo decidere di destinare questo denaro all'Ucraina in un altro modo. Voglio dire, fatto 100, quello che un paese o anche una persona può fare nei confronti di un altro paese o di qualcun altro, perché ci deve essere un limite. Uno dice, beh, l'Ucraina, io decido che la destinazione sono tot milioni, tot miliardi. O uno dice a mio figlio, gli do 100.000 euro, non una lira di più, non ce l'ho, mi serve per altre cose. Allora in che cosa mettiamo quel denaro? Lo mettiamo nell'aiutare i rifugiati? Lo aiutiamo nel finanziare le organizzazioni umanitarie? Lo mettiamo nelle case alloggio? Lo mettiamo nella ricostruzione di quel paese che un giorno fortunatamente ci sarà? Lo mettiamo nelle organizzazioni sanitarie che lavorano lì? Oppure compriamo delle armi, ingrassiamo un'industria che è felice di questo sistema? È semplicemente una questione di scelta. E la scelta, se la Costituzione, grazie a Dio, non è stata ancora cambiata, ci dice che lo strumento non è la guerra. Naturalmente rispondere a questa domanda sulla difesa è difficile, no? Qualcuno che ti dice, beh, ma allora tu che cosa fai per difendere gli ucraini se non gli dai le armi, se no avrebbero già perso la guerra. Allora però bisogna chiedersi perché noi lo facciamo nei confronti degli ucraini, ma non l'abbiamo per esempio fatto, voglio dirvi un paradosso, che è quei paradossi che le cose funzionano. Perché? Quando c'è stata l'invasione dell'Afghanistan, perché quella è stata un'invasione, tecnicamente è stata un'invasione. Noi, anche noi, siamo andati in un paese sovrano a imporre le nostre regole. Non ne abbiamo fatto una conquista territoriale, non ci saremmo neanche riusciti. In quel paese è nata una resistenza. Ti piaccia o non ti piaccia, era una resistenza. Quindi la logica dice, quel paese resiste a un'invasione, dovremmo dare le armi ai talebani. Oppure c'è una guerra in Myanmar, una guerra che è cominciata il 1 febbraio del 2021. Ufficialmente diciamo che ci sono 2.200 morti, un centro di ricerca ha valutato che potrebbero essere 12.000, stiamo parlando di civili naturalmente. Questa gente chiede le armi, noi però ai birmani non gliele diamo. E allora c'è qualcosa che non va, ci sono tante cose che non vanno. Per esempio, in Myanmar noi abbiamo un'ambasciata, non l'abbiamo chiusa. Abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, ma l'ambasciata c'è. C'è anche un ambasciatore nominato. In Afghanistan però, dove la guerra l'abbiamo persa, l'abbiamo combattuta e l'abbiamo persa, l'ambasciata non c'è. Abbiamo fatto questa scelta sciagurata di chiudere non solo l'unico punto di contatto possibile col nuovo regime,
piaccia o non piaccia quel regime. Abbiamo chiuso l'unico punto che potesse garantire quello che un'ambasciata deve fare, l'incolumità e la sicurezza dei suoi cittadini che lavorano su quel territorio. Siamo in caso di Emergency. Chi protegge Emergency? Se i talebani domani decidono che vanno in ospedale e che se c'è una donna che fa il dottore la mettono in prigione, se non c'è neanche un ambasciatore, se non c'è una missione dell'Unione Europea. E allora tutte queste cose bisogna metterle un po' assieme, chiedersi se non ci sia una riforma profonda che va fatta, chiedersi anche se questo capitolo della Costituzione, che chiede che l'Italia abbia un impegno nel promuovere e favorire le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo, questo capitolo della Costituzione è stato scritto dopo che erano nate le Nazioni Unite, cioè il primo grande tentativo di trasformare l'organizzazione mondiale in qualcosa che potesse evitare le guerre. Fu un'intuizione degli Stati Uniti, che gli va riconosciuta. Si voleva addirittura creare un esercito delle Nazioni Unite, con degli aerei che potessero bombardare, perché poi uscire dalla logica della guerra è sempre più difficile. Però noi lo abbiamo lentamente abbandonato, questo sistema di garanzia che erano le Nazioni Unite. Noi lo abbiamo svuotato, abbiamo fatto in modo che il suo esercito fosse un esercito che non contava nulla. L'abbiamo visto a Sarajevo, qualcuno ha scritto un libro su questo. L'ONU è morta a Sarajevo, l'abbiamo visto a Srebrenica e piano piano abbiamo visto le Nazioni Unite recedere dal loro compito fondamentale, tant'è che adesso nella guerra in Ucraina il segretario generale delle Nazioni Unite, che è un gentiluomo, si è mosso con mesi di ritardo, soltanto dopo che mi sembra 150 ex funzionari delle Nazioni Unite gli hanno scritto dicendo: tu sei l'amministratore delegato di un'organizzazione che deve prevenire i conflitti, che cosa stai facendo? Alza il sedere dalla sedia. Però per fare questo il segretario generale delle Nazioni Unite ha bisogno del sostegno dei paesi, senza quello non è nessuno. È l'Assemblea Generale che determina i compiti delle Nazioni Unite ed è purtroppo il Consiglio di Sicurezza, in cui in tempi lontani ormai noi abbiamo tentato di cambiare le regole, noi come Italia, una cosa importante che abbiamo fatto, per cui adesso questo sistema è completamente bloccato. Ecco perché ci sono tanti modi che non sono semplicemente la logica della guerra per tentare di modificarla. Intanto guardo l'orologio. E questo significa che in questo modo uno esce dalla logica della guerra, perché è una logica quella della guerra. Mi attacco, rispondo. Ti armi di più, mi armo di più anch'io. Mentre la logica della pace presupporrebbe qualcos'altro. In questo paese, purtroppo, nonostante i sondaggi ci dicano che sostanzialmente 7 italiani su 10 non solo sono contro la guerra in generale, sono contro l'invio di armi, questa decisione viene presa per decreto. Nel nostro paese, dopo una guerra durata 20 anni, costata al contribuente italiano circa 10 miliardi di euro, costata in termini di vite umane 54 solo tra i militari, per non parlare degli operatori umanitari, non c'è stato il minimo dibattito pubblico, un dibattito parlamentare, qualcosa che ci spiegasse se o dove avevamo sbagliato e come mai, quando siamo andati via, non abbiamo lasciato soltanto il paese in mano dei tagliagole, abbiamo lasciato un paese dove 7 afghani su 10 vivevano sotto la soglia di povertà. Adesso sono diventati 9. E diciamola tutta, per finire questa storia afghana, non per colpa dei talebani, no purtroppo, per colpa nostra, che abbiamo bloccato 10 miliardi di fondi della Banca Centrale Afghana, con cui questo paese avrebbe almeno potuto sfamare le sue persone. Il giorno che è finita quella guerra, io credo di essere stato l'unico che ha brindato,
paese cadeva in mano ai talebani, ma io ero contento perché, dati alla mano, ce li ho, ma ce li ho nella giacca? No, ce li ho qua. Allora, in quest'anno appena concluso, in Afghanistan ci sono state 2000 vittime, 700 morti e 1400 feriti. Durante il conflitto la media era di 2000 morti all'anno. Adesso sono stati 700, voi direte, beh, magra consolazione. 700, però in questi 700 non ci sono soltanto 160 esecuzioni extragiudiziarie che i talebani hanno fatto contro civili afghani, rei di qualche cosa, 59 esecuzioni extragiudiziarie fatte con persone sospettate di essere dell'ISIK e altre 18 fatte contro i combattenti del Panjshir. Ci sono anche le morti causate dalle bombe che quotidianamente, oggi ce n'è stata un'altra, colpiscono gli afghani, le bombe dello Stato Islamico. Quindi il giorno che quella guerra è finita, questo conteggio micidiale che è arrivato nelle stime, diciamo forse per difetto, a 250.000 uomini, donne, bambini e anziani, militari e civili, questo conteggio si è fermato. E il giorno che si ferma il conteggio della morte, io apro una bottiglia. Il giorno che una guerra finisce, non mi importa chi l'abbia vinta, io apro una bottiglia e poi me la bevo anche. Naturalmente tutto questo fa parte di un ragionamento complesso e io vorrei lasciarvi, diciamo, dopo non aver fatto che parlare di dolore e nefandezze di cui ci siamo resi e continuiamo a renderci responsabili, perché i soldi bloccati della banca afghana sono anche in Italia, sono soltanto negli Stati Uniti. Quindi noi siamo correi di quello che io definisco un crimine contro l'umanità. Però la cosa che voglio dirvi è questa. Io quando vengo in una situazione come questa, anche se parlo di cose tristissime, mi si accende una luce di speranza. C'è della gente che prima di tutto ama informarsi e quando uno si informa già ha fatto un passo avanti nella costruzione della pace, secondo me. Cerca di capire i motivi che portano ai conflitti e quindi cerca di combatterli. E allora vedere questa passione, che è passione civile, venire qua in una serata come questa, invece di guardare un film, a sentire uno che fa delle chiacchiere sulla guerra, mi sembra uno sforzo importante che insieme, mi ci metto anch'io, costruisce un piccolo pezzo della strada verso la pace, un piccolo pezzo che sostiene l'articolo 11 della Costituzione, con i distinguo, con le differenze, con il dibattito che può scaturire da tutto questo, perché non è semplice. Ma questa cosa che è ormai assente dalla politica italiana, a parte che nei dibattiti televisivi io non li guardo, ma ogni tanto magari me li mandano sul telefonino, la gente si insulta, anziché spiegare il suo programma politico cerca di demolire quello di quell'altro. Io vorrei sentire qualcuno che dice, uno, siamo contro la guerra, due, il 2% delle spese militari, ragioniamo, un momento. Tre, che cosa stiamo facendo per costruire comunque la pace? Come stiamo rafforzando le Nazioni Unite? Come pensiamo di cambiare il Consiglio di Sicurezza, che è ostaggio di 5 potenze nucleari che dettano l'agenda di tutto il mondo? L'Italia non è andata alla conferenza sul trattato di non proliferazione delle armi nucleari. È un fatto terribile. Anche solo la presenza è importante, la nostra presenza qui è importante. E il fatto che un ente locale come la città di Reggio Emilia abbia deciso di ospitare un festival il cui tema è la scelta e c'è un elmetto militare, come si dice, un cappellino chirurgico, queste sono cose che danno speranza. Quindi il mio invito è andatevi a bere un bicchiere festeggiando la fine di qualsiasi guerra e lavoriamoci assieme perché questa cosa non si ripeta più. Sarà una strada difficile e mi resta ancora un minuto e 5 secondi, quindi devo
trovare la frase che chiude, però vi voglio ringraziare, per me sono occasioni importanti. Quando torno a casa sento che il mio lavoro, che tante volte è un lavoro oscuro, lavoro per questo progetto, l'Atlante delle Guerre, che mi sembra che non sia riconosciuto, invece vedo che c'è della gente che si muove nella mia stessa direzione. Questo mi dà la forza di andare avanti, spero che la dia anche a voi, spero che la dia a Emergency che ci ospita e a tutti quelli che lavorano per costruire, sarà una banalità, un futuro migliore.